Ti chiedono perché tu hai due mamme? Sì. A me miliardi di volte. È un problema che te lo chiedono sempre. E certo, mi stanco. Lisa non sa ancora come ribattere le domande dei curiosi. Un giorno forse risponderà semplicemente d'essere figlia di una coppia omosessuale. A Giulianova, in provincia di Teramo, abbiamo incontrato decine di famiglie come la sua, in occasione del raduno nazionale delle famiglie arcobaleno. Famiglie negli affetti, ma non nei diritti, perché la legge italiana riconosce un solo genitore. È un problema anche che non bisogna svalutare per i bambini, cioè il fatto che io non sono riconosciuta. Per lei è un po' una ferita, secondo me, perché nel suo cuore sono la sua mamma e assumo un ruolo di mamma a tutti gli effetti. Figli nati da antichi legami oppure concepiti in provetta. Per 9 mesi Nancy ha portato nel grembo un bambino diventato il figlio di una di queste coppie. Penso di aver fatto la cosa giusta per la famiglia e per il bambino che ora ha 2 genitori straordinari. Papà e mamme che chiedono di essere riconosciuti come tali e portano avanti una difficile battaglia contro la violenza omofobica. Per sposare mio marito sono dovuta andare in Spagna, per avere un figlio sono andata negli Stati Uniti. Oggi ho un figlio, siamo in 2 in una famiglia, 1 e 2 è un genitore, 1 no. È violenza questa.